giorno. Come vola il tempo. Neanche te ne accorgi. Ti svegli ed è già sera. Quando arrivai qui, pieno di euforia, credevo che non ce l'avrei mai fatta a fare tutto. A vedere tutti quei luoghi che mi ero prefissato di visitare, a scoprire di persona tutte le sensazioni che sapevo possibili, ma di cui avevo soltanto sentito parlare o letto sui miei libri. Sono un viaggiatore e ho visto tanti posti nella mia vita, ma questo mi ha cambiato. Gente che va, gente che viene, ognuno con una sua vita, delle idee, dei sogni e delle speranze per il futuro. Sono tutti come bambini, così spensierati e ingenui. E non si rendono conto del male che stanno recando alla terra. Ancora no. Presto però dovranno aprire gli occhi, quando ormai sarà troppo tardi. Solo allora si renderanno conto di essere circondati dall'asfalto, dal cemento, di respirare un'aria dannosa, inquinata da sostanze nocive per l'ambiente e per gli stessi esseri viventi. Sostanze che anno dopo anno, secolo dopo secolo, andranno a modificare il DNA umano, a plasmare una nuova specie, figlia di questo mondo e degli errori degli uomini di questa era. Una specie debole, malata, sterile, costretta a vivere sottoterra, in un mondo anch'esso malato, ormai in rovina. Potrei avvertirli, potrei fare qualcosa, ma non sarebbe giusto. Non sarebbe lecito. Sono solo un muto osservatore. Lo siamo tutti noi viaggiatori. Non ci è permesso cambiare il corso degli eventi. Sarebbe rischioso. Significherebbe riscrivere la storia. Tornare a casa e trovare qualcosa di diverso. Magari di peggiore. E noi non possiamo permettere che questo accada. Per questo noi viaggiatori siamo tenuti a rispettare delle regole, delle leggi fondamentali. Eccoli, sono arrivati. Puntualissimi, naturalmente. Meraviglioso. Vederli così felici mi riempie di gioia. Una gioia che non provavo più da molto tempo. Ho visto mari, oceani, foreste, deserti, ma niente è migliore di questo. Il loro amore darà vita al futuro. Vorrei tanto avvicinarmi e dire loro la verità, ma non posso. Io sono un viaggiatore invisibile. Non mi è permesso interferire con lo scorrere del tempo e il susseguirsi degli eventi. Rischierei di non fare più ritorno a casa. Ci siamo. Lui le sta chiedendo di sposarla. Qui, oggi, si sta scrivendo la storia. La mia storia. Mi chiedo cosa penserebbero se sapessero che dalla loro unione nasceranno così tante persone. E che faccia farebbero se vedessero una di queste persone comparire all'improvviso davanti ai loro occhi. E se costui dicesse loro di essere un lontano discendente proveniente dal futuro. Lo prenderebbero per pazzo. Scapperebbero via spaventati. Lo compatirebbero, riderebbero di lui. E di certo sarebbe la reazione più naturale. Vivono nel loro mondo ignorando il futuro. Ma è proprio questa la loro benedizione. L'ignoranza. Potrei metterli in guardia, informarli sugli eventi futuri. Ma non ce n'è bisogno. Tutto andrà esattamente come deve andare. E nessuno potrà impedirlo. Non in questo universo. Il loro. Il mio. Ho visto abbastanza. È tempo di andare. È tempo di ritornare a casa. Mi scusi. Ciao, puoi farci una foto?
Vuoi farci una foto? Qui si scrive la storia. La storia dei nostri padri, dei sopravvissuti e la storia dei loro figli. La mia storia.